Avuto anche la sollecitazione a saper attirare tanta gente, non solo le scolarette ma anche il pubblico. Magari sul modello altoatesino, diceva la signora del Torghele, e Carlo Bridi, il nostro esperto, conferma. Vi state muovendo anche in questa direzione di offrire un qualcosa in occasioni particolari? Allora, per il momento per noi era già una grande soddisfazione riuscire a partire e partire bene. Sicuramente questi alcuni anni sono nati nuovi abiturismi e sicuramente è importante trovare un accordo tra tutti, formare una rete e dopo trovati questi accordi e sicuramente sarà un bel passo, una bella occasione per dire nella mia zona sono nati due agriturismi, il mio e uno molto vicino, in fase progettuale il mio agriturismo aveva anche 3 o 4 camere. Quando ho saputo che questo agriturismo vicino aveva solo camere, ho scelto di fare solo ristorazione, così invece che farci concorrenza collaboriamo. Qui c'è un assist, si chiama in causa Carlo Bridi. Quanto è importante, Carlo, tu che hai girato, oltre che aver promosso l'agriturismo in Trentino, questo lavoro in rete, questo non pestarsi i piedi, ma capire che l'interesse di uno può essere anche l'interesse dell'altro. Questo è determinante, perché solo nella misura in cui in un futuro sempre più competitivo si riuscirà a fare rete, si riuscirà a reggere la concorrenza. Diversamente non sono più i tempi delle persone che vogliono scommettere da solo. La montagna ce lo insegna, andare in montagna in cordata è molta più sicurezza, molto meno fatica che andare da soli. Quindi credo che questo discorso del mettersi in rete, del mettersi in cordata sia una cosa bellissima.